Ciao ragazze, nuovo video outfit e vi faccio vedere l'outfit che ho indossato oggi per fare un girettino così, per andare a fare la spesa. Un outfit che secondo me è molto carino e molto così, un po' in stile retro. È sabato. Accessori, allora, orecchini questi qua bordeaux, grossi che avete già visto, rivisto. Riesco a abbinarli a moltissimi outfit differenti, a differenza di quello che poi possano sembrare, perché magari uno che li vede può pensare che siano magari degli orecchini così un po' importanti, però si riescono tranquillamente ad abbinare. Poi indosso questi, sì, gli orecchini li ho già detti. Cominciamo bene. Come trucco ho fatto semplicemente questo trucco, che è un ombretto di pupa. In ombretto cotto di questo bel colore, che è una sorta di bronzo che tira un po' più sul giallino, insomma, un colore che mi piace molto, è molto luminoso. La mia matita di Essence marrone, bella abbondante sotto come al solito, mascara e basta, semplicemente questo, non ho messo nient'altro. E poi ho questo, il mio solito orologino Casio, questo qui argentato, che è solito che metto. E come accessori basta, come borsa solita, non la chiamo più perché la uso praticamente sempre, quindi avrete proprio. E poi, allora, pezzo forte dell'outfit è il vestitino. Il vestitino, ve lo faccio vedere. Allora, niente, vabbè, sopra ho questo cappotto, che è un cappotto di Zara che ho preso l'anno scorso con i saldi. Della linea Zara Basic, ed è molto bello perché vedete, io oggi lo sto portando così aperto, però si può portare anche chiuso, è così molto ampio. L'unica cosa è che sotto bisogna mettere qualcosa di pesante, perché se lo si mette l'inverno praticamente entra tutto il freddo, perché non si riesce bene a coprirsi. Oggi con una bella giornata lo porto tranquillamente anche aperto. Stamattina avevo un po' freddino, però vabbè. Mi piace da morire. Color cammello l'avevo trovato da Zara con i saldi e l'avevo pagato solo 19,90 euro, e secondo me è molto bello e mi ricorda tantissimo i cappotti di Max & Co, così quella linea Marc Jacobs. Mi piace tantissimo. Lo faccio magari vedere. Fatto così. È proprio un cappotto della linea classica. Io lo adoro proprio tantissimo. Poi mi sembra di essere un po' una scolaretta bambolotta retro con questo vestitino. Comunque ve lo faccio vedere perché secondo me è un bijou. È praticamente questo vestitino di questo bellissimo colore mattone, amaranto, arancio, con su tutte queste, non so se sono dei frutti o qualcosa. Comunque questa fogliolina con questo pallino che non so, o dei fiori o dei frutti, non so bene come definirli. È fatto praticamente a camicina, quindi qua ai bottoncini, vedete come sono graziosi. Fatto qui sotto camicina, è tutto un pezzo unico. Il corpettino è fatto in questo modo, ha il collettino così color burro con il fiocchettino così da fare. I due nastrini li potete fare o a fiocco oppure lasciarli liberi. Poi si stringe praticamente qui in vita, c'è proprio l'elastichino che quindi lo rende così tipo due pezzi. E poi c'è la gonnellina, che è questa gonnellina così tutta plissettata, vedete? E sì, non è, diciamo che non è un abito molto semplice da portare, però a me piaceva tantissimo, mi fa venire in mente un po' con le nonnine, boh, un outfit un po' nonnina. Però a me piace questo stile così un po' retro ogni tanto. E vedete, comunque ve la faccio vedere bene. La gonnellina così plissettata. Vediamo qua che c'è un po' di ombra, magari si vede meglio. Ok. Al di sotto ho messo questi stivaletti, che sono degli stivaletti di prima donna, che sono quelli comodissimi. Praticamente hanno tutta la cerniera qua dietro fino in cima, fino al ginocchio, e un bel tacco, il plateau, e sono color cappuccino. Mi piacciono tantissimo, mi piace comunque questo contrasto. Stivalotti un po' anni 70, ecco anche. Mi richiama un po' gli anni 70. E niente, e poi, ecco, scusate, come collant, ho messo questi collant così beige con questi profili, con queste sfumature, mi piacciono anche questi. E è tutto così, un outfit un po' retro. Infatti non so come lo chiamerò, però tipo nonna retro o qualcosa del genere.
Lo so che è una cosa un po' particolare, che magari non a tutti piacerà, comunque io spero che lo apprezziate. E questo vestitino, non vi ho detto dove l'ho preso, l'ho preso al mercato di Brescia, in quel banchetto che vende tutte le cose a 4 euro, e l'ho pagato ben 4 euro. L'ho preso ancora quest'estate, e oggi è il primo giorno che riesco ad abbinarlo, perché mi è venuta l'ispirazione. Ce l'ho anche nel blu, e magari vi farò un outfit anche con quello nel blu, che è molto bello, proprio blu bello acceso. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate preso spunto dall'outfit. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!